scontato degli stati. Barbara Brunori, se ne è parlato tanto, ma ora siamo in termini esecutivi. Novità per quanto riguarda la pista d'atletica Zengarini? Novità assolutamente positive, perché parliamo di un nuovo impianto assolutamente moderno, con una forte identità che restituisce a quel luogo una competitività a livello nazionale se non internazionale. Andremo a fare un investimento di 3,2 milioni proprio per la riqualificazione di tutta la Zengarini in tutte le sue varie parti. Realizzeremo una struttura indoor, quindi un rettifilo, dove all'interno si potrà applicare sia l'atletica leggera nelle sue varie discipline, ma anche altre forme sportive, come per esempio il tiro con l'arco, piuttosto che la scherma, avremo il judo. Ecco che diventerà un nuovo impianto a tutti gli effetti, proprio per ospitare tutto quello che durante il periodo invernale all'aperto, ahimè, con il cattivo tempo non si potrà fare. Oltre che questo, avremo la riqualificazione di quello che è il manto della pista d'atletica e anche la riqualificazione della tribuna, che ricordiamo non si poteva utilizzare. Invece, con questo intervento strutturale ma anche energetico, andremo a rivestire con dei cappotti termici quelle che sono le pareti, a cambiare gli infissi e prevedendo anche quello che sarà poi una copertura, proprio per renderlo agibile a tutti gli effetti e protagonista di momenti sportivi d'eccellenza.